Buongiorno, buonasera, buongiorno a tutti. Allora, oggi facciamo il mio primo Mi preparo con voi. Non li ho mai fatti perché, prima di tutto, è un tentativo questo, non so manco se lo caricherò. Perché io quando faccio una cosa molto spesso non riesco a parlare troppo, a meno che non devo lavorare proprio. Comunque, ci proviamo e poi. Perché comunque io non amo molto Mi preparo con voi, cioè penso che scocciano un po'. Ditemi voi se vi scocciano oppure no. Ho già lavato i capelli, mi sono vestita, ho messo una t-shirt molto minimale perché oggi inizia la festa dei Gigli. E la festa dei Gigli è una festa che si fa a Nola in onore di San Paolino, che è il patrono di Nola. Metto intanto il contorno occhi bella sveglia. Di neve. Questa festa consiste nella ballata del Giglio. Il Giglio è esattamente una costruzione in legno di 25 metri che esattamente 200 persone lo prendono sulle spalle e lo fanno ballare. È una festa popolare, insomma. Beh, molti di voi potranno dire che è una cafonata. In realtà io ci sono nata con la festa dei Gigli. E non potrei immaginare il mio futuro senza la festa dei Gigli. Però vengono da tutto il mondo a vedere la festa dei Gigli. Quindi vi invito a vedere su internet, anche perché poi c'è la musica della festa dei Gigli, c'è una banda che si mette sopra, si balla, si canta, insomma è bella. Anche poco trucco, ma in realtà non so perché, siccome tutta la settimana io faccio un trucco molto veloce, meno elaborato, quindi mi viene proprio voglia di truccarmi il fine settimana. Cioè, o non mi viene voglia oppure mi viene voglia. Dipende da quanto sono stanca. Ho riposato quasi tutta la giornata oggi, quindi avevo un po' più voglia, anche se Marco già mi ha mandato un messaggio e mi ha chiesto: ma a che ora ci vediamo? Rompi. Intanto sto applicando la BB cream, no, sì, la BB cream della Sobioetic. Utilizzo la BB cream, volevo fare la pocket review, ma ve lo anticipo qui perché la CC cream, nonostante sia pensata per pelli più grasse, è un po' più idratante, quindi la BB cream secca un po'. E quindi meglio la BB cream d'estate. Questa è più o meno la base quotidiana che faccio, cioè quasi ogni giorno, almeno la base, me l'avete anche chiesto cosa faccio d'estate. E quindi questa è. Mi è piaciuto tantissimo, come potete vedere, ce n'è metà. Il correttore di Nabla, che è il numero 2.0, è abbastanza idratante, anche se non tantissimo, devo dire. Però ho fatto anche per quello una recensione, quindi vi rimando lì. E lo applico con questo pennello che è veramente fantastico, mi piace da morire. L'ho comprato a Cicciano da Essenzialità Bio di neve, che è quello lì Sky Corrector. È molto bello perché è fitto ma è abbastanza ampio. Rispetto a quelli che ho di Sigma, è meno duro. Non lo so, mi piace tanto. Poi applico il mio classico Primer Potion. Decido di applicare adesso il pigmento di MAC Pink Opal perché è riflessi rosa. E siccome ho pensato di fare una sorta di trucco pin-up però su rosa e viola, perché ho messo questo, però voglio comunque illuminare lo sguardo, vado ad applicare questo anche solo con le dita. Il mio lavoro dovete sapere che è molto stancante perché guido tanto e devo dire che sono anche fortunata perché i miei colleghi guidano poco. Cioè, guidano tanto, molto di più, e quindi io guido poco. Però in media mi faccio in un mese circa 1500 km, quindi. Però ultimamente sto pagando ancora, ovviamente pagando, finisco forse se tutto va bene l'anno prossimo, il tapirulan, che in realtà sta qua dietro, ma è tutto buio dietro. Il tapirulan che mi sta aiutando tantissimo perché chi come me fa un lavoro in piedi, sa che la circolazione è messa male, quindi la corsa aiuta tantissimo. Allora, sto prendendo il viola da questa palette di Sugar Pill, che tra l'altro è un viola che ho bocciato perché mi macchia la pelle. Questo
Quindi niente, sto a dieta, sto facendo una dieta drastica, drastica, cioè comunque lo sgarretto settimanale lo faccio. Ho ripreso in mano il mio fisico semplicemente per un motivo, ossia quello che comunque mi sono resa conto che il fisico che avrò, cioè il corpo che avrò, lo terrò per tutta la vita, quindi è giusto che io debba un attimino curarlo un po' di più rispetto al mio solito. Adesso invece voglio fare un eyeliner con il Chromaline Process Magenta, che in teoria ho bocciato anche questo nelle mie POCTER review, perché ho paura di usarlo su clienti, perché dicono che non si può utilizzare sulle palpebre. Ma io lo sto utilizzando, fortunatamente non mi sta succedendo nulla. La consistenza è bellissima, infatti voglio acquistare il nero, però ogni volta che vado da MAC a Roma, perché questi si trovano solo nei MAC Pro, non c'è mai, e va sempre a ruba. Io fino a poco fa l'eyeliner mio preferito era quello in gel di Kiko, ma mi sono resa conto che non lo so, dopo un po' si secca. E pensare che il primo che avevo non era così. È una figata, eh? E poi però tra le ciglia voglio fare comunque una leggera riga di eyeliner nero, perché così mi sembra un po' troppo baby. È carino come eyeliner. Devo dire un'altra cosa, che ultimamente mi sta facendo tantissimo un eyeliner in penna che fa Kiko, no, Kiko Essence, ossia quello lì waterproof. Ho già provato quello normale, ma non mi sono trovata bene perché non riuscivo mai a fare una linea sottile. Mentre con questo trovo una facilità abbastanza. No, non voglio buttare la zeppa sui piedi, magari ora non ci riesco, però. Un'altra cosa che mi sta piacendo tantissimo è la matita sempre di MAC, no, la Studio Chromatic Fab, la NV25NC30. Io avevo, c'ho ancora, però è diventata più piccola, quella più chiara. È una matita correttiva che va all'interno della rima. Quella più chiara era veramente molto chiara. Ho notato che questa qui mi piace molto di più. Ultimamente mi sta piacendo tantissimo anche questo mascara, che è il Ciglia Finte Farfalla, cioè mi fa delle ciglia pazzesche. Ma ho notato che queste ciglia pazzesche inizialmente non me le faceva, quindi è come se il mascara dovesse un attimino assestarsi. È sicuramente un effetto di ciglia più voluminose, ma anche un po' più lunghe. La parte inferiore dell'occhio ultimamente non la sto nemmeno più truccando, perché mi sono resa conto che mi abbassa un po' troppo lo sguardo, e comunque ho gli occhi abbastanza grandi, regolari, quindi non ho bisogno di ingrandirli ulteriormente. La cipria che utilizzo poi tantissimo, che mi avete visto utilizzare tantissimo, è quella di Bionic della linea Actin, perché per la mia pelle è veramente fantastica. È impalpabile, mi assorbe il sebo in un modo pazzesco. Sopracciglia. Per le sopracciglia voglio farvi vedere in action la matita di neve che ho acquistato un po' di tempo fa, che poi tra l'altro essendo rossiccia, anche se non sto facendo più l'ennée per ovvi motivi, anzi, chi fa l'ennée mi può spiegare come fa d'estate? Perché, cioè, se io facessi l'ennée, cioè sarei tutta rossa su tutto il corpo, quindi evito di farlo. Come potete vedere, il colore è molto molto cremosa come le altre matite. A me le matite per le sopracciglia di neve non mi fanno impazzire. Però, se applicata con dosi molto ristrette, l'effetto non è male. A sto punto, dopo un trucco del genere, io vado con la tinta Wycon, perché so di dover stare tante ore in giro, che è anche comunque appariscente, ma sti cavoli. Cioè, nel senso, non mi trucco quasi mai le
durante la settimana, quindi vado con la tinta viola orchidea, la numero 12. Le amo follemente, le amo. C'è un amore proprio profondo tra me e queste tinte. Ah, come fard, una cosa importante, me l'ero dimenticata. Io voglio applicare, l'avevo preparato già prima, Ariel di Mulac. Il fard mi piace, anche se è un colore un po' acceso. Niente. Alla prossima.